sera siamo andati prima di andare a mangiare a Peccati di Gola. Siamo andati a fare un giro da bufera per il nostro ultimo shopping da turiste. Esattamente. Che poi da turista che non schifo, guarda. Allora, iniziamo col farvi vedere gli acquisti. Io ne ho fatti pochissimi e penso sì, no, qualcosa di nero da controllare. I primi è un regalo. Il regalo che ci hanno fatto da questo ragazzo qua, che vendeva solo cose a Portogallo. Che vendeva cose, solo cose del Portogallo, appunto. E ci hanno dato anche un po' verde qui, avevano capito. Sì, avevano loro. C'è la cartina. C'è la cartina dentro. E comunque sì, cioè come si vedeva qua. Vendevano veramente qualsiasi cosa. Okay. Dovevamo prendere una maglietta e un pantaloncino. Però abbiamo optato per due pantaloncini. I primi che abbiamo preso. Perché comunque le magliette erano. Allora, le prime che abbiamo preso uguali. Sì, perché gli altri colori erano verde fumo, 12 fucsia, euro. E giallo fumo era troppo. Esatto. Poi fucsia io anche gli altri. C'erano fucsia così, giallo fumo e verde fumo. Era troppo. E così questi qua, semplicissimi, che ho scritto Portugal qua, di lato. Sì. E ci piacevano un sacco, poi adesso stanno bene, così, semplici. A 12 euro. E poi io, sempre a 12, questi qua, aspettate, così, con bordi bianchi, col bordino verde. Anche con, io stavo pensando quelli così. Cos'è lo scudetto? Vabbè, con la bandiera, il simbolo della bandiera. Comunque, sì. E dietro nelle chiappe c'è scritto porta. Vabbè, anche io stavo pensando questi semplici, ma poi ho pensato. Che c'erano anche col bordo rosso. Io sono già bianca, il bianco non è che mi stia così. Prendo il pesino di fucsia, ovviamente la scritta. Poi siamo andati in un negozio che si chiama Aleo. Esatto. È bellissimo perché c'è la bocca. Allora, gli abbiamo preso tutti e due una coroncina di fiori. Sì, è stata chiamata la mia a 3 euro. Io bianco e rosso e la mia rosa perché con la mia carnagione e il mio colore di capelli direi che ci siamo. Vabbè, bene, li sciolti. Poi abbiamo preso dunque, io che avevo che l'hai dato uguale e questi qua, che poi vabbè, se ne vedrà meglio, che praticamente sono un set, quanti gli ho 3 o questi? 2. E sono praticamente questi due braccialetti di cui uno è formato come se fosse formato da due, diciamo, non so se mi sono spiegata. Comunque che sono, allora, il primo è una cordina nera con una catenina oro e l'altro è, sono due cordine nere che si uniscono con dei nodi a come le prese. O la piuma o la freccia. La freccia io l'ho presa l'altra freccia, sera, però poi stasera lei ha preso quella e abbiamo preso tutte e due la piuma. Ci piaceva l'uccello. Non puoi metterla così, ci piaceva la rondine. Ci piaceva la rondine. Ci piaceva anche la rondine, però. Però l'ho guardata bene, non è che mio. Cominciasse molto. Poi io a 2 euro ho preso questa catenina, questo braccialettino qua molto semplice con una classicissima catenina oro e un cerchietto qui sempre. Oddio, stavo per dire no, le ho comprate uguali, poi invece ok. E che boh, è semplice, però mi piaceva, quindi. Io a 5 euro ho preso due collane. Allora, sono quasi uguali, solo che una ha un triangolo e una un cerchio. E poi la triangolo è abbinata con i relativi. Ecco, il mio braccialettino praticamente è in coordinate volendo. Ho fatto un casino assurdo, giù. Ok. Ok, e il mio braccialettino teoricamente sarebbe in coordinate con questo perché ha il cerchietto. E a 1 euro l'1 ho trovato i direttivi che ci sta, per 1 euro si possono comprare. Magari vanno usati in occasione un po' abbinati, bene insomma. Che sono molto particolari. Poi ma ci siamo andati in un altro negozio vicino, che è un sì, gigantesco. Abbiamo scoperto quando siamo entrati che abbiamo visto la cassa che c'era un cinese. Esatto. E lei è stata la mia fortuna. Lei ha sempre fatto le cose che vabbè, ho scoperto grazie alle teorie che siamo entrati tipo 20 volte. Io non mi capisco. 3 volte, io ho comprato 3 volte, dico una volta, 2 volte. Cioè, quindi io ho comprato 4 volte. Quindi ho comprato, siamo andati 3 volte,
La prima volta ho comprato una volta, la seconda volta ho comprato una volta, la terza volta ho comprato due volte, perché ho pagato e con tante cose ho ripagato. Io non cazzata che ho preso stato questo cappello bellissimo col panda a 4,80€. Guarda, io vabbè ho preso due calamite, una da un altro posto ma sono molto uguali, sì. Due calamite, poi c'è la ciabattina di capito. Beh, due cartoline queste. Fammi vedere che non le ho viste. Erano tutte brutte. Infatti devo aspettare un tanto da che pazienza le compri. Ecco qui i suoi amori. Allora, i miei bambini hanno comprato un po' di accendini. Quello del Portogallo. Questo bellissimo. Giallo. Questo pieno. Poi c'è mia mamma, ma penso che userò io perché mi piace. Ho preso questo. Porta cenere in vetro, con la di Algarve. Si costava tipo no, 3 euro in più di Albufera, 4,50€. L'ho detto, no, prendiamo questo qua da. Cioè, ho detto perché è quello piccolo, così costa 1,95€, devo spendere 5 euro per quell'altro. Che cioè, era uguale che non che sia la fantasia. Non che sia Kirchia, perché era un regalo per mia madre, però. Bellissimo. Il quarto segreto di Bob Marley. Cioè, la caricatura di Bob è stupenda. Anche quello scoperto grazie a no, infatti, scritta. Grazie. Mi hai salvato perché stavo. È un negozio pieno di oggetti, si vedono anche, non so, il balsamo, qualcosa lì. Mi sono passato, ho guardato gli accendini, che non sono stata questa lì. Vabbè, c'erano anche i grinder, volevo prenderlo ma non lo uso, quindi. Quelli erano molto belli, però non me ne faccio niente, nel senso. E poi in aeroporto non vuoi che mi fermassero. Sì, grinde. Già, no, dovrei dire tra accendini sì, e sì, mi danno della canna paratonica, invece no, è solo una mia passione per la foglia di Maria, insomma. Un bacio e buonanotte, ci vediamo domani. Alla Maria.